10 del primo tempo regge lo 0-0, Lionna che ha avuto l'occasione migliore del primo tempo, poi Bartoli, il tocco per Giuliano, arriva il cross, Mijatovic, 1-0 Roma, si sblocca la partita al minuto numero 10, arriva la firma di Milinka Mijatovic, uno dei nuovi acquisti della Roma, il cross di Giuliano, il piatto destro al volo, passa in vantaggio, rivediamo Bartoli, Andressa, Giuliano, solito cross con il goniometro del numero 10 della Roma. Nuovo per Greggi, il pallone ottimo per Lionna, grande intuizione di Giada Greggi, Lionna defilata sulla destra, arriva il cross, Mijatovic, 2-0 Roma, doppietta della giocatrice serba, ma un cioccolatino da parte di Benedetta Lionna, ha alzato la testa, gli ha servito un assist d'oro, sempre di testa, doppietta di Milinka Mijatovic. Brasiliana riesce in qualche modo a ritrovare il pallone, Greggi, Paloma Lazzaro, attacca la profondità Andressa, il tocco è per lei, intelligente Andressa, il tocco di sinistro, arriva il tris della Roma, la firma è quella di Andressa, quinto gol in campionato per la brasiliana. Sul servizio di Paloma Lazzaro era riuscita a toccare il portiere Haaland in uscita. Settimo minuto del secondo tempo, rivediamo il servizio in verticale di Paloma Lazzaro per Andressa. Riesce a calciare la brasiliana malgrado l'uscita di Haaland. Pallone che passa. Borini, dai e vai con Greggi. Attacca sulla sinistra la giocatrice brasiliana classe 88, il cross, Lazzaro apre il piatto, mette nel sacco la squadra giallorossa al minuto numero 60 e 4-0, cross di Joyce Borini, arrivata quest'anno alla corte della Roma. Arrigoni ancora il tocco di testa, prova il destro e trova il gol il Verona, arriva la spizzata di testa per Giorgia Arrigoni, piatto destro, poi Bernauer recupera il pallone, Aug, ottimo passaggio per Pirone, sta per entrare in area di rigore, Pirone, il destro, 5-1 per la Roma, grande lancio in profondità di Aug, entra in area di rigore Pirone, allarga il piatto, mette il pallone alle spalle, Lionna è partita nella sua metà campo in posizione assolutamente regolare, Lionna entra in area di rigore, Lionna il destro, 6-1 per la Roma. Abbiamo detto che il Verona è una delle sue vittime preferite, questo dovrebbe essere il quinto gol realizzato da Lionna alla squadra giallo-blu, è il gol. Ci sono in area Aug e Pirone, Lionna la sterzata. Arriva il cross per Valeria Pirone, il tocco per Aug che con il destro mette nel sacco. Primo gol in Italia, primo gol in giallo-rosso anche per lei. Partecipa alla festa della Roma, altruista Pirone. A Valeria Pirone al minuto numero 76, da Benedetta Lionna al minuto numero 78 e da Sofì Roman Aug al minuto numero 85 arriva il triplice fischio del direttore di gara. Dunque la Roma batte 7-1 il Verona.